Sesta corsa d'Agnano, prova di maggior dotazione del pomeriggio, un'interessante condizionata per 2 anni sulla distanza di 2100 metri, il premio Latina. Restano in 6 dopo il ritiro di Glitter Horse, dallo steccato Garibaldi, Griff, Goggia, Jenny LJ, Giglio degli Dei, Gayless, Lebenum e Gospel Jet. Chiusura delle ali, spinge il mezzo meccanico Jenny LJ, precede Goggia e Giglio degli Dei, in bocco della prima piegata, Crescenzo Maione modera gli ardori di Jenny LJ, ha sbagliato Goggia. Per cui Giglio degli Dei in seconda posizione, in terza Garibaldi Griff, a precedere Gospel Jet con all'esterno Gayless Lebenum. 200 metri in 14,7, si volta Maione, poi lascia intendere di voler agire al comando a goccia d'oro che ci aveva provato. 37 in decelerazione, il quarto d'apertura. Jenny LJ da Don't You Forget It e Zemi Griff a dettare un ritmo piuttosto moderato. 47.600, si è fermata una fila indiana rotta adesso da Gayless Lebenum, un po' ardente, muove a largo l'allieva di Elert affidata a Vecchione e giunge a tiro dei primi. 800 metri in 1,3, Jenny LJ leader, Gayless Lebenum che si adegua ai lati di Giglio degli Dei, fa pariglia anche Gospel Jet che copre Garibaldi Griff. Completamento del primo giro, ultimato in 1,17,7 sul mio cronometro con 14,7 di ultima frazione, ha potuto gestire la leader. Adesso però deve accelerare perché Gayless Lebenum si avvicina. Curva ultimata in 15, si viaggia sul piede dell'1,16,5. Jenny LJ allunga, Gayless Lebenum la incalza, Giglio degli Dei a contatto dei due lungo lo steccato, un ultimo paletto in 14,2, cambio repentino dell'andatura. Jenny LJ affronta al comando la piegata conclusiva, perde qualche battuta Giglio degli Dei, si propone di nuovo Gayless Lebenum che lancia un altro attacco alla leader e la va ad apparigliare, sembra poterla anche sopravanzare. Si scompone un po' Jenny LJ, passa Gayless Lebenum e va in chiaro vantaggio. Gayless Lebenum risolve con un gran parziale negli 800 conclusivi dopo aver mosso a largo la figlia di Vanatta, vince alla grande nei confronti di un Gospel Jet in chiara ripresa, terzo posto per Garibaldi Griff, per cui l'arrivo probabile ed ufficioso è 6 Gayless Lebenum, 7 Gospel Jet, 1 Garibaldi Griff, triplo nel pomeriggio per Holger Ellert e Roberto Vecchione. Successo eclatante di Gayless Lebenum. Io ho 2.31 scarsi dopo un primo giro in 1.17.7, un secondo in 13.13.1, secondo giro, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1.14.7, 1.14.8 per l'eccellente Marajai Vanatta, di cui il team Elert è anche proprietario e allevatore alla grande nel clou del pomeriggio.